siamo in panchina, letteralmente in panchina, con Mister Giglia, allenatore dell'HF per il... Che anno è questo? In categoria è il sesto, tranne una parentesi che ha fatto Cattaneo per qualche mese. E dicono che dopo un po' bisognerebbe cambiare aria, ma te invece ogni anno parti più motivato di prima. Sì, quest'anno ancora di più in realtà, perché se l'anno scorso siamo riusciti a riformare un buon gruppo e quindi quest'anno avevo proprio voglia di riniziare, confrontarmi. E comunque io rimango perché cambio, i giocatori scappano da me. Ma riusciamo ad alzare l'asticella quest'anno in questa squadra dove quali possono essere gli obiettivi? No, beh, gli obiettivi per noi sono sempre gli stessi, che è quello di mantenere la categoria. Ed è fondamentale mantenerla perché è molto bello giocare almeno in seconda categoria. Alzare l'asticella sarebbe bellissimo, però poi è il campo che conta, i risultati e i giocatori, come se daranno il 100% per l'HF Calcio, probabilmente si riuscirà alzare un po' l'asticella. Ma si riesce a... cioè la società comunque è bella viva, giusto? Nonostante avete due sole squadre, una in FIGC e una in CSI, sta crescendo anche questa società. Beh, l'idea è sempre quella di crescere, poi è chiaro che è una società che ha nei consiglieri molto giovani, quindi sono tutti tra i 28 e i 40 anni circa, e hanno sempre molta voglia di ingrandirsi, però bisogna frenarli perché bisogna fare il passo giusto, ecco, no, ed è importante continuare così. Senti, te sei uno che si aggiorna, guarda, studia, spia, sai, quindi sai tutto anche di questo girone H, quali possono essere le favorite finali? Beh, la mia favorita in assoluto credo che sia, anzi sono due, sono il Novedrate, che secondo me era già fortissima l'anno scorso e solo gli infortuni non l'hanno fatta, diciamo, vincere per come l'ho incontrato io. E poi per me l'Albate Calcio, che da retrocessa ha mantenuto l'ossatura e ha ritrovato nell'allenatore un leader vincente. Cioè, non hai messo dentro il Serenza del tuo amico Giordano Perini, che hai incontrato anche in ferie in Ho Sardegna. incontrato anche in ferie, ma noi ci sentiamo spesso, insomma. No, non l'ho messo perché appunto spero. No, no, scherzo. Loro è una squadra da vedere perché loro hanno fatto molto bene, hanno fatto bene tutto l'anno, in particolare il girone di ritorno, dove avevano innestato dei buoni giocatori, che però mi sembra aver capito che sono andati via, li hanno sostituito con altri buoni giocatori, San Filippo tra tutti, liberali dietro, mi sembra, in difesa. Ecco, non volevo dimenticare anche la Cascina Matese, che secondo me è una buonissima squadra. Senti, chiudiamo il caso con la delegazione di Como perché hai scatenato un putiferio. Hai scoperto per caso nella società federazione il calendario, l'hai messo su Facebook e sono stati costretti a pubblicarlo qualche giorno prima perché ormai l'avevi divulgato. Sì. Chiedi scusa pubblicamente. Ma io in realtà ero entrato a controllare se avevano spostato alle 18 la partita di Coppa Lombardia, il derby che giochiamo domenica prossima con l'Albate. E effettivamente, casualmente, mi sono trovato dentro un pallone con scritto seconda categoria, l'ho cliccato Hai e ho creato trovato. casino. Ho creato, beh, casino, non lo sapevo neanche che fossero risentiti, ecco, in realtà. Però poi chiaramente ho sentito, mi hanno chiamato un po', mi hanno scritto e ho comunicato. Bene, mister, ultimissima cosa, cioè ti conosco da anni, Da però sempre, sì. così poco in forma, non è il caso di iniziare a fare qualche corsetta insieme ai tuoi giocatori. No, ma in realtà ho iniziato domenica, a fine allenamento ho iniziato a correre. Mi sono riproposto di correre questi giorni con i tuoi compagni di squadra del CSI Parravicini, Maggio, però poi quando li vedo lì che faticano sotto il sole, cambio idea e vado a fare un aperitivo in centro ad Albate. Dai, grazie, in bocca al lupo per la stagione. A voi e complimenti alla Resport per il lavoro che fate. Grande mister!